Ciao ragazzi, vlog post Juve Roma 3-2. Prima della partita Pirlo era in dubbio, lui ovviamente non era contento di questo ed abbiamo anche una foto che ci dimostra la sua delusione. Poi invece Allegri ha deciso di farlo partire titolare, lui ha cambiato completamente espressione. Partita pazzesca e succede quasi tutto nel primo tempo. Al minuto 26 colpo di scena, rigore per la Juventus perché Maicon ha colpito la palla col gomito a centrocampo. Batte Tevez e segna. Porca troia, ce l'ho contro la fantacalcio. Palla da una parte, Spoluzchi dall'altra. Spoluzchi, sembra un nome di un antibiotico. Mal di gola. Trattala bene la tua gola, usa Spoluzchi. Un minuto dopo Garcia dalla panchina improvvisa un assolo di violino. Marocchi non apprezza il genere musicale e lo caccia fuori. Non mi piace. Al 32esimo Lichtsteiner abbraccia Totti in area di rigore, cerca anche di limonarlo. Calcio di rigore per la Roma. Non si limona in area di rigore. Tira il pupone e segna 1-1. Poi in 2 minuti 4 ammoniti. Totti, Lichtsteiner, Bonucci e Chiellini. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, gol della Roma con il nipote di Maurizio Costanzo, Iturbe. Ma poco dopo Pjanic stende Pogba, non si capisce se è sulla linea o poco fuori, altro rigore per la Juventus. Tira Tevez, segna ed è doppietta per lui. Porca troia, ce l'ho contro la fantacalcio. Nel secondo tempo la partita si spegne, sembrava una partita destinata al pareggio. Ma pochi minuti dalla fine Bonucci tira un gran bolide da fuori aria che si insacca. Vale, destro giro, rete! Rete! Eccolo! L'acuto del fuori classe, saluto! Dopo questo gol gli animi si accendono ancora di più, Manolas e Morata decidono di prendersi a testate, espulsi tutti e due. Ma la partita finisce qui e la Juve vince 3-2. Ragazzi, il vlog finisce qui, spero che vi sia piaciuto, qualora vi fosse piaciuto un bel mi piace. Come sempre alla fine del video vi lascerò una schermata che rimanda all'ultimo video, in questo caso una parodia intitolata Se muore una persona popolare. E poco più su vi lascio il classico tasto iscriviti per non perdervi i prossimi vlog e le prossime parodie. Ringrazio Rudy Garcia che ha deciso di curare la parte musicale finale di questo video, infatti ascolterete un suo assolo di violino, che a Rocchi non piace, però secondo me suona bene. Per adesso è tutto, al prossimo video, ciao!